Allora, buonasera, benvenuti a questo seminario, la prima parte del seminario sull'idealismo tedesco. Sarà una settimana molto intensa, grandi aspettative, e comunque sempre stato il cuore delle ricerche dell'Istituto, e questa volta ci occuperemo soprattutto dei critici dell'idealismo tedesco. E si potrebbe anche azzardarsi a questa affermazione che non sempre i critici erano all'altezza dell'idealismo tedesco, e così almeno io direi, benché l'idealismo tedesco può essere criticato in vari modi, comunque è rimasto come una cattedrale del Medioevo che non è ancora compiuto, però non si è messo niente a fianco a questo edificio, quindi dobbiamo ancora continuare lì dove si sono fermati loro. Però adesso do la parola al professore. Sì, saluto tutti quelli che conosco e quelli che non conosco ancora molto caramente. Devo introdurre io questo, così è stato l'ordine da parte della segretaria generale dell'Istituto Fiorinda Livigni, che dovevo introdurre io questo seminario sull'idealismo tedesco e i suoi critici, cosa che faccio molto volentieri. Spiego perché ho scelto questo tema da Hegel a Nietzsche, ripensando Löwit, Karl Löwit, perché questo mi dà anche il modo di spiegare il senso di questo seminario. Quando ho cominciato a pensare a quale poteva essere il seminario, il tema del seminario sull'idealismo che tradizionalmente facciamo presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sono stato attirato da una parola del sottotitolo di, appunto, Von Hegel zu Nietzsche, di Karl Löwit, che parla della frattura rivoluzionaria del pensiero, frattura, rottura rivoluzionaria del pensiero. Dunque, l'idea che alla morte di Hegel, per un insieme di processi che, appunto, Löwit spiega nel suo libro, si sarebbe addivenuti a una frattura rispetto alla struttura del sapere, della filosofia, rappresentata da Hegel, quindi un boh. Ecco, a partire da questa parola del sottotitolo del libro di Löwit, così abbiamo immaginato assieme all'amico e collega Paolo Vinci un gruppo di seminari il quale avesse, appunto, come oggetto i rappresentanti o alcuni rappresentanti della rottura del Bruch rispetto alla stagione dell'idealismo tedesco. Questo libro di Löwit, da Hegel a Nietzsche, von Hegel zu Nietzsche, di cui parlerò, è dunque un po' all'origine della proposta di questo seminario. Mi interessava poi, diciamo così, la struttura, adesso passo, mi scuso di questa maniera un po' scolastica di ragionare, passo dal sottotitolo al titolo, mi ha sempre impressionato, appunto, questo titolo, von Hegel zu Nietzsche, o bis, nella prima edizione, Nietzsche. Questa formulazione, come forse alcuni di voi avranno modo di si saranno resi conto, riprende in qualche modo, anche se in direzione contraria, il titolo del celebre libro di Richard Kohner, ciao caro, Von Kant zu Nietzsche, zu Hegel, pubblicato in due volumi, nel 1921 il primo volume e il secondo volume del 1924, Richard Kohner, grandissimo storico della filosofia. Kohner rappresenta in questo libro un'interpretazione che è stata chiamata poi genealogica dell'idealismo tedesco, come di un movimento del pensiero che inizia con l'idealismo, tra virgolette, soggettivo, cosiddetto soggettivo, di Fichte, passa all'idealismo oggettivo di Schelling e si compie nell'idealismo assoluto di Hegel. Questa è la tesi di Kohner,
la quale poi è stata, come forse voi sapranno, oggetto di continue critiche da parte degli studiosi dell'idealismo, che hanno rivendicato la non consistenza di questo schema genealogico per studiare i grandi sistemi. Io pure mi sono, diciamo così, opposto a, per quello che ho potuto, a questa tesi. Rimane tuttavia che il libro di Kroner rappresenta una grande impresa speculativa con la quale è sempre molto importante fare i conti. Ecco, ho letto e penso si possa leggere dunque il libro di Leavitt, il suo titolo da Hegel a Nietzsche, sia nella prima che nella seconda edizione, come una replica capovolta al grande libro di Kroner. Cioè qua Leavitt non descrive più, non racconta più, se vogliamo dire così, questa genealogia dei grandi sistemi, ma accettando che il compimento del sistema sia quello di Hegel, del sapere assoluto sia quello di Hegel, e non possa essere altro che quello di Hegel, però mette in luce appunto l'uscita, la rottura, il bruch rispetto a questo sistema, e descrive, diciamo, la storia da Hegel a Nietzsche. Possiamo dire, anticipando un po' qualcosa che dirò dopo, descrive l'avvento del nichilismo, quindi dal cosiddetto sapere assoluto. Non dico che naturalmente quello che Kroner chiama sapere assoluto sia effettivamente ciò che Hegel pensava su questo, la cosa rimane comunque problematica. In ogni caso è intenzione di Kroner, di Leavitt, descrivere la rottura, il bruch del sistema, dell'assoluto incarnato dalla filosofia di Hegel. Quindi, diciamo così, la scelta di questo libro di Leavitt come oggetto dell'introduzione a questo seminario sui critici dell'idealismo respira, si muove dentro questo arco teorico problematico innestato, avviato dalla grande ricostruzione di Hegel, da Kant a Hegel, capovolta, come storia non di un compimento, possiamo dire così, ma come storia di una e accadere e svolgimento di una rottura. Ecco, detto questo, quindi, passo a una lettura e esposizione del mio paper che ho preparato per questo incontro, e poi forse ci sarà anche un po' di spazio per discutere. Spero che il testo, insomma, susciti discussione. Dunque, questo celebre libro von Hegel bis nella prima edizione su Nietzsche, questo celebre libro uscito in prima edizione nel 1941, si propone, secondo Leavitt, di dare un quadro vivo e fedele del periodo della filosofia che va da Hegel a Nietzsche, e in tal modo di comprendere entro l'orizzonte del nostro tempo, e cioè per diciamo così, quello che per Leavitt era gli anni 30 del Novecento, la storia filosofica del XIX secolo. Il suo tema, come viene detto nella premessa della nuova edizione del 1949, quindi passano 8 anni dalla prima alla seconda edizione, è la trasformazione, Verwandlung, o la metamorfosi, linguaggio tipico questo di Leavitt, e il rovesciamento della filosofia dello spirito assoluto attraverso Marx e Kierkegaard in marxismo e esistenzialismo. Quindi rovesciamento dalla filosofia dello spirito assoluto, così almeno, diciamo così, con queste definizioni per me ampiamente problematiche, comunque viene descritto da Leavitt il pensiero di Hegel, è la trasformazione del rovesciamento della filosofia dello spirito assoluto di Hegel attraverso Marx e Kierkegaard nel marxismo, da una parte, e nell'esistenzialismo. In realtà, però, la scena filosofica delineata da Leavitt va oltre le figure di Marx e Kierkegaard, vista a suo tempo come hegeliani, anti-hegeliani e post-hegeliani, su questa caratterizzazione poi tornerò, e abbraccia altri decisivi rappresentanti della filosofia tedesca in quell'arco temporale, da Feuerbach a Ruge, da Stirner a Bauer fino a Nietzsche. Portando alla luce la propria convinzione teoretica profonda, almeno quella che a me pare una convinzione teoretica profonda, Leavitt osserva che gli studi di storia del pensiero elaborati in questo volume
da Hegel a Nietzsche, non possono essere affatto considerati come un contributo alla Geistesgeschichte, alla storia dello spirito, nel significato usuale di questa espressione. Per Löwit, infatti, i fondamenti della storia dello spirito, i quali derivano da quella che lui chiama, non so quanto propriamente, metafisica dello spirito di Hegel, si sarebbero ormai dissolti nel nulla. Quindi Löwit si pone a guardare questo processo dal punto di vista della cultura della crisi, questo è detto chiaramente. Si sarebbero ormai dissolti nel nulla e lo spirito come soggetto e sostanza della storia non sarebbe più un fondamento, come un Grund, come era invece in Hegel, ma nelle migliori delle ipotesi resterebbe soltanto un problema. Quindi la storia dello spirito non è, diciamo così, la descrizione di una marcia trionfale del compimento dello spirito. Per Löwit, collocato negli anni 30, allievo di Heidegger e di Husserl, diciamo così, la storia dello spirito, questa idea, è non tanto una certezza o un fondamento, quanto un problema. Caduto il sapere assoluto, o quello che si ritiene fosse il sapere assoluto di Hegel, nel quadro che anche Luigi Pareson avrebbe denominato della dissoluzione dell'hegelismo, questa è un'espressione non mia ma di Pareson, non di Löwit, non sarebbe rimasto attivo che lo spirito del tempo, quindi non lo spirito assoluto, non più lo spirito assoluto, ma soltanto lo spirito del tempo, e l'edificazione, scusate, non sarebbe rimasto attivo che lo spirito del tempo e la identificazione della filosofia con lo spirito del tempo stesso, cioè uno storicismo che non si identifica però più con lo storicismo metafisico della costruzione hegeliana. In questo orizzonte di crisi intesa come dissoluzione di una conclusione e come problema di un nuovo inizio, crisi vuol sempre dire due cose per Hegel, dissoluzione e nuovo inizio, si è posta, tuttavia, e si pone, secondo Löwit, la questione se l'essere e il senso della storia, qua emerge, diciamo, la personalità filosofica di Löwit, se l'essere e il senso della storia, su cui aveva potentemente attirato l'attenzione Hegel, siano in definitiva determinati dalla storia stessa, oppure se si vengono determinati da qualcos'altro ed eventualmente da che cosa. Questo, la storia si determina da sé, oppure il processo è determinato da altro rispetto a se stesso. Questa questione che Löwit solleva rivela, mi pare, l'impulso teoretico che attraversa questa ricostruzione di Löwit e che tuttavia questa domanda resta, a me non mi pare, in questo libro aperta e indecisa. Nel suo libro Karl Löwit del 1974, pubblicato qui a Napoli, Alberto Caracciolo, filosofo della religione, filosofo teoretico dell'Università di Genova, sostiene che quella narrata da Hegel a Nietzsche è una Destruktionsgeschichte, cioè una storia di decostruzione di una certa versione della sintesi e del compimento della Vollendung elaborati in maniera possente da Hegel. Si tratta però di una storia di distruzione che ha un lato costruttivo, in quanto è finalizzata a illuminare e a lasciarci raggiungere quel luogo storico universale, Weltgeschichtlicher Ort, l'espressione anche di Löwit, non solo di Caracciolo, nel quale come uomini contemporanei siamo destinati a vivere. Quindi viviamo, così Caracciolo, attraverso accompagnati da Löwit, nell'orizzonte della crisi come dissoluzione e problema di un nuovo inizio. Il problema intorno al quale ruotano i pensieri e le ricerche di Löwit ospitati in questo libro è allora per Caracciolo essenzialmente quello del nichilismo e del suo possibile o impossibile superamento. In qualche misura questa scena, da Hegel a Nietzsche, ci consegna problematicamente la questione del nichilismo e della necessaria presa di posizione rispetto ad esso. Su questo tornerò. Altrimenti detto, per Caracciolo il problema attorno al quale Löwit si affatica in questa sua opera è la situazione dell'uomo contemporaneo, nella sfera che in termini paolini, intendo dell'Apostolo Paolo, può dirsi della fede, distinta dalle fede storico-statutarie, la sfera cioè in cui viene pronunciato un sì o un no alla realtà,
in termini di Heidegger, la sfera ontica ed esistentiva. Nichilismo significa in questo senso crisi del principio ontologico che tocca il nocciolo stesso della realtà. Il principio, cioè, tipicamente hegeliano, prefazione della filosofia del diritto, che il reale è razionale e che il razionale è reale. Significa nichilismo, crisi dell'idea che le strutture ontologiche del mondo siano l'essenza di Dio, fattasi realtà. Ancora, nichilismo significa crisi dell'idea che la storia del mondo sia una biografia di Dio, una biografia così apologetica da risultare infine una teodicea. Quindi, diciamo così, questo alcuni accenni sullo sfondo in cui, l'orizzonte in cui ci muoviamo. Ora, per Levitt, qua è una tesi centrale e problematica del suo libro, a mio giudizio, il pensatore in cui ciò che il nichilismo pone in crisi, cioè l'unità di reale e razionale, viene portato alla sua espressione estrema, è precisamente Hegel. Hegel è per Levitt, ma anche se non soltanto per lui, diciamo così, è stato questo vulgata abbastanza diffusa per decenni anche nel nostro paese. Hegel è per Hegel e per Levitt la forma di compimento, Vollendung Form, la forma di compimento del cosiddetto idealismo tedesco. L'idealismo tedesco avrebbe una forma di compimento, poi problematizzerò questo punto, che è appunto quello di Hegel, sicché la dissoluzione dell'hegelismo porta con sé il tramonto di un intero mondo di cultura. Da questa lettura di Hegel, filosofo della sintesi, della mediazione, del compimento, della ricostruzione, del compimento e della ricostruzione delle molteplici figure che assume la critica post-hegeliana e anti-hegeliana alla sintesi e alla Vollendung, al compimento hegeliani, nascono l'impianto di da Hegel a Nietzsche, quindi questo è il punto è l'impulso problematico, nascono anche la vitalità dei punti di vista che vengono rappresentati in questo libro, ma anche nascono la problematicità storico-teoretica di molti suoi assunti, che muovono dall'idea fondante che Hegel, uno Hegel peraltro letto storicisticamente, questo poi bisognerà dirlo, rappresenterebbe la forma di compimento definitiva dell'idealismo classico tedesco, al di là della quale sta solo la dissoluzione di qualsivoglia sistema filosofico. Precisamente su questo bisognerà riflettere. Secondo paragrafo. L'introduzione al libro esprime già come tale una scelta significativa. È un confronto tra Goethe e Hegel. Levitt vuole mettere in rilievo come fra l'intuizione di Goethe, la Anschauung di Goethe e il concetto di Hegel, esiste una relazione che indica tanto una vicinanza quanto una lontananza. Ciò che Goethe attribuiva a Hegel era infatti precisamente il principio della sua, di Goethe, stessa azione spirituale, la mediazione. Hegel e Goethe sono ambedue filosofi della Vermittlung, ciascuno al loro modo. La mediazione fra l'essere sé e l'essere altro, ovvero, per dirla con Goethe, l'essersi posto, Hegel ma anche Goethe, nel mezzo, così si esprime in maniera un po', diciamo così, non del tutto precisa, Levitt, nel mezzo fra soggetto, oggetto, fra essere sé e essere mondo. Infatti l'assunto centrale della mediazione di Hegel, già dai primi bozzi sistematici, diciamo così, i cosiddetti primi manoscritti, primi scritti, è stato per Levitt di rintracciare e giustificare la posizione intermedia, il medio, il Dorisch, il medio tra soggetto e oggetto, fra l'essere in sé e l'essere per sé, fra interiorità ed esteriorità. Ora, anche lo spontaneo filosofare di Goethe si è mosso in analoga direzione alla ricerca di un soggetto, fra soggetto e mondo. Nonostante questa prossimità nella mediazione tra Goethe e Hegel, emerge tuttavia una differenza. Goethe, cito da Levitt, coglie l'unità nel campo della natura intuita. Hegel invece nello spirito della storia, così, citazione fine. Ne deriva per Levitt che Hegel riconosce un'astuzia della ragione, espressione notissima di Hegel,
Goethe invece un'astuzia della natura, quindi avremmo questo parallelismo, storia, natura, ambedue, diciamo così, governate da un piano immanente, al di là delle autorappresentazioni dei soggetti implicati in questa immanenza. In entrambi i casi, sottolinea Löwit, rispondendo a un peraltro abbastanza problematico topos della critica alla filosofia tedesca classica, questa astuzia consisterebbe nel fatto che le azioni degli uomini vengano senza che questi lo sappiano, quindi dietro al sipario, possiamo dire con questa immagine, messi al servizio di una totalità. Affermazione, diciamo così, di riduzione della soggettività che io trovo anche per Hegel abbastanza problematica. Comunque questa è l'opinione, diciamo così, anche questa è la persuasione che per molti anni ha dominato la lettura dell'idealismo. Fra Hegel, ritorno al mio tema, al paper, fra Hegel e Goethe avremmo in definitiva, secondo Löwit, una convergenza sull'idea della mediazione o del medio e una differenza sulla comprensione di quest'idea, comprensione che in Goethe poggia sulla intuizione della natura vivente e in Hegel su una comprensione dello spirito come storia, anche se nessuno dei due vuole isolare la natura dello spirito o lo spirito della natura. Per Hegel la natura rappresenta in linea di principio soltanto la scena naturale del divenire spirituale del mondo, per Goethe invece la natura è la chiave per la comprensione di questo stesso divenire. Quindi abbiamo due differenti concezioni effettivamente della filosofia della natura, però la natura e lo spirito svolgono in entrambi i casi un'analoga, possiamo dire così, funzione mediatrice e, diciamo così, il grande avversario. Questa è la percezione di Löwit, degli avversari di Hegel è precisamente la mediazione, il medio. Occorre spezzare questo medio, diciamo così, questo sembrerebbe vulgata, naturalmente a mio giudizio molto problematica, però questo, diciamo così, occorre. La differenza emerge anche potentemente nel diverso atteggiamento che Hegel e Goethe assumono di fronte al cristianesimo. Goethe non condivide il proposito hegeliano, cito, di introdurre la religione nella filosofia, citazione fine, ammesso che si possa rappresentare in questi termini l'essenza dell'approccio di Hegel alla mediazione fra religione e filosofia. In un colloquio del 1829 con Eckermann, Goethe sostiene che la religione cristiana è una potente realtà per sé, che non ha bisogno dell'appoggio della filosofia, la quale a sua volta non ha bisogno del prestigio della religione per dimostrare alcune dottrine. Apparterebbe in definitiva alla natura, per Goethe, alla natura ambigua della filosofia di Hegel, in quanto teoria compenetrante ogni realtà, il fatto di essere, cito, una filosofia dello spirito dal punto di vista del logos cristiano, di costituire cioè in genere una teologia filosofica, citazione fine, da parte di Löwit. È proprio questa intenzionalità filosofico-teologica, come appare più volte in questo libro, il problema del cristianesimo è centrale, della comprensione del cristianesimo è centrale per Löwit, emerge in ogni dove, diciamo così. È proprio questa intenzionalità teologico-filosofica, come appare più volte nel libro, che avrebbe attirato la critica degli anti-hegeliani e dei post-hegeliani successivi. Se una certa convergenza tra Goethe e Hegel si può poi rintracciare nella comune intenzione di superare il cristianesimo, Aufheben, anche se questo superamento, come sappiamo bene, non può essere assolutamente scambiato con un annichilamento o una nientificazione del cristianesimo, entrambi nuovamente divergono sulla direzione da assumere, perché Goethe, così Löwit, citazione, supera il cristianesimo nell'umanità e i misteri rivelano ciò che è il veramente umano. Hegel supera il cristianesimo non nell'umanità, ma nella ragione, che in quanto logos cristiano è precisamente l'assoluto. Qui si annida, diciamo così, il complessissimo problema che adesso non posso trattare del rapporto fra la ragione e l'assoluto, che, come vedremo, poi invece sta al centro anche della riflessione di Schelling e di Fichte. Löwit osserva che non l'intuizione goethiana della natura, ma lo storicismo sorto dalla metafisica hegeliana della storia dello spirito avrebbe determinato l'avvenire, quindi Hegel sarebbe stato sviluppato nel suo potenziale, Goethe no, almeno questa è la sua opinione. Tuttavia, questa è la mia riflessione, considerando complessivamente il confronto di Löwit su Goethe e Hegel, sorge la domanda,
o mi pongo la domanda, se Hegel vi svolga un ruolo sì di grande interlocutore insieme, vicino, lontano di Hegel, ma non vi svolga anche quello di potenziale alternativa alla teologia filosofica hegeliana. Mentre Hegel, conformemente alla sua provenienza dalla teologia cristiana, concepì la storia spiritualmente e vide nella natura l'essere altro dell'idea, Goethe, citazione da Leibniz, contemplò nella natura come tale ragione ed idee e, muovendo da essa, trovò modo di giungere alla comprensione dell'uomo e della storia. Citazione fine. Domandiamoci, questa contemplazione goetiana della natura, capace di farsi comprensione dell'uomo e della storia, apre un punto di vista alternativo alla filosofia dello spirito di Hegel, punto di vista che non sarebbe coinvolto nell'ambito della dissoluzione dell'hegelismo? Penso che questa domanda, cioè di Hegel, di Goethe come alternativa e non solo come partner di Hegel, rimanga aperta nella discostruzione di Leibniz. È interessante che l'ultimo Leibniz recupera il concetto precristiano di natura. In qualche misura sembra tornare a Goethe, avendo abbandonato Hegel. Terzo paragrafo. Una veduta essenziale del libro, come ho già detto, è che i critici di Hegel, i quali spesso erano stati suoi discepoli e ne erano divenuti avversari, si rivolgono precisamente contro l'idea di mediazione, questo l'ho già detto, ricercata da Hegel, e conseguentemente contro la sintesi teologico-filosofica, ma anche teologico-politica, perseguita dalla mediazione hegeliana. La verità filosofica del cristianesimo consisteva essenzialmente per Hegel nel fatto che Cristo ha conciliato, ancora mediazione, la scissione dell'umano e del divino. Ora, proprio questa unità della natura divina e della natura umana, confermata per Hegel dall'umanizzarsi di Dio, dalla Mensch, Werden, Gottes, proprio questa unità fu nuovamente dissolta, così Leibniz, tanto da Marx quanto da Kierkegaard. In un passaggio centrale della sua ricostruzione, Leibniz osserva, cito, la medietà di cui visse la natura di Goethe e la mediazione in cui si muove lo spirito di Hegel si sono nuovamente separate in Marx e Kierkegaard, nei due estremi dell'interiorità e dell'esteriorità, fino a che Nietzsche, rifacendosi da capo, volle riprendere gli antichi, partendo dal nulla della modernità, e in questo esperimento scomparve nelle tenebre della follia. Citazione fine. Invece della mediazione di Hegel si manifesterà la volontà di venire alla decisione, termine centrale di Kierkegaard, come ben noto, che separò nuovamente ciò che Hegel aveva riunito, antichità e cristianesimo, Dio e mondo, interiorità ed esteriorità, essenza ed esistenza. Anche nell'ambito della filosofia dello Stato, quindi della Staatslehre, o della filosofia politica, i discepoli e i successori di Hegel presero posizione contro la sua mediazione. Quindi questo non tocca soltanto il problema del cristianesimo, ma anche il problema della politica e dello Stato. Mentre Hegel cercava dappertutto una via di mezzo, così si esprime Leibniz, i giovani hegeliani divennero, parole sue, radicali ed estremisti, gli estremi della società borghese, che nel sistema hegeliano sono ancora abbassati a momenti, e soltanto momenti, della totalità, diventarono in loro, cioè in Marx e in Kierkegaard, autonomi e tendono a una dialettica non più contenibili nei limiti di quella hegeliana. D'altra parte, l'acutezza delle critiche, questa è una mia, diciamo così, osservazione a latere, trovava un polo di riferimento dialettico proprio nella energia risolutiva della conciliazione perseguita da Hegel, scusate, e cioè in qualche misura Hegel rimane termine indispensabile, polarità indispensabile per il realizzarsi di critiche a lui. Ecco, senza la premessa hegeliana queste critiche perderebbero, diciamo così, di consistenza. Questo almeno mi pare sia la persuasione di Leibniz. Leibniz sottolinea a questo proposito che solo una costruzione compiuta come quella hegeliana, che
che aveva la sua più chiara espressione nella filosofia del diritto e nella filosofia della religione. Quindi questi sono i due testi fondamentali, o il gruppo di lezioni, di insegnamenti fondamentali che Leibniz valorizza, non tanto la scienza della logica, come vedete, quanto piuttosto precisamente la filosofia del diritto e la filosofia della religione. Solo una costruzione compiuta come quella di Hegel poteva poi di nuovo risolversi nelle sue parti, come è avvenuto nelle posizioni critiche degli anti-hegeliani e dei post-hegeliani, offrendo loro come una piattaforma da cui slanciarsi per poi abbandonarle. Ecco, credo che questa metafora fosse, possa funzionare, cioè Hegel rimane la piattaforma da cui prendere slancio, e possiamo dire in realtà la complessità teoretica di Hegel, la concettualità hegeliana, come accennava prima il collega, manifesta molto spesso la superiorità intellettuale di grande, insomma, di grande livello rispetto ai suoi critici, insomma, che rimangono piuttosto, diciamo così, in una posizione subordinata quanto a acutezza e genialità. Quarto paragrafo. Tema decisivo della ricezione metamorfosi della mediazione di Hegel è il concetto della realtà. Ecco qua. Wirklich, in realtà qui intendo col termine tedesco, Wirklichkeit, quella che appunto Vernünftig, Wirklich, sono i due poli della famosa frase ciò che è reale è razionale. Quindi non Realität, ma Wirklichkeit. Accenno ad alcune declinazioni di questo motivo e della realtà. Come accennato, Hegel pone in evidenza, Leibniz pone in evidenza che la critica di Marx e di Kierkegaard riguardo al concetto della realtà separa ciò che Hegel aveva unificato. Essi rovesciano la sua conciliazione con la realtà, mettono in discussione il concetto di realtà come unità di essenza ed esistenza nella forma in cui Hegel l'aveva pensato. La loro critica si svolge in maniera particolare verso, l'ho già detto, la nota espressione della filosofia del diritto: ciò che è reale, ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale. Citazione fine. Orbene, Leibniz osserva che Marx non contesta però questo principio di Hegel come tale. In un passaggio significativo del libro leggiamo, citazione, il principio di Hegel, proclamante l'unità di ragione e realtà, e la realtà stessa in quanto unità di essenza ed esistenza, è anche il principio di Marx, così Leibniz. Ciò che Marx contesta invece è la realizzazione concreta di questa unità. E precisamente ciò che Marx contesta è la relazione concreta dell'unità tra la ragione e la realtà, tra l'essenza universale e l'esistenza singola, messa in opera da Hegel. Questa unità resta in realtà per Hegel, così Marx, astratta, termine chiave di questo, diciamo, della critica diciamo, a Hegel, peraltro termine che Hegel aveva usato a sua volta in maniera magistrale. Questa unità resta in Hegel astratta. La determinazione dell'uomo di essere un membro dello Stato rimane una determinazione astratta, finché i reali rapporti della vita presuppongono una separazione tra pubblico e privato. Nella società comunista, pensata da Marx, avviene invece l'inverso. In essa gli individui, in quanto individui, partecipano allo Stato in quanto loro res publica, in quanto cosa comune. Il comunismo sarebbe precisamente questa cosa comune, res publica. Il comunismo rappresenta perciò per Marx l'identità sociale della ragione essenziale con l'esistenza reale e sociale degli uomini, polarità che Hegel aveva conciliato solo astrattamente, questo è il punto, e spacciando per essenza la realtà di fatto. Anche questa è un'espressione, una critica tipica di Marx, insomma, che Hegel spaccia per determinazioni essenziali elementi che raccoglie a posteriori dalla situazione effettiva o storica. La teoria per Marx deve allora diventare pratica, quindi anche quella espressione, ciò che è reale è razionale, ciò che è razionale è reale, deve essere intesa non come un principio della filosofia teoretica, ma come un principio pratico, come un progetto, possiamo dire così. La teoria per Marx deve diventare pratica come critica della situazione esistente e come distinzione critico-pratica di realtà e di idea, di essenza e di esistenza, in vista della prassi. Presentandosi sotto l'aspetto di questa critica, la teoria prepara così la strada alla trasformazione pratica e apre a una comprensione pratico-concreta del nesso
fra reale e razionale. Questo, diciamo così, sarebbe il modo in cui Marx costruisce la propria interpretazione del principio della filosofia del diritto. Paragrafo 5. Per parte sua Kierkegaard, questo è l'altro polo fondamentale, i due grandi protagonisti del libro sono Marx, ce ne sono molti altri, però sono Marx, Kierkegaard e poi Nietzsche, questo è il triangolo fondamentale. Per parte sua Kierkegaard oppone la singolarità dell'esistenza, che è il suo interesse centrale, alla generalità del divenire anonimo e pubblico del mondo, che gli vede come una, così Kierkegaard, epoca di dissolvimento. Per lui Hegel rappresenta il sistema, il sistema del sapere, rappresenta in maniera, così Levitt, in maniera tipica il livellamento dell'esistenza singola nella generalità del mondo storico, cioè la dispersione dell'uomo nel processo del mondo. Naturalmente si potrebbe obiettare molte cose che Hegel possa essere ridotto in questi termini, diciamo così. Abbiamo sempre, diciamo così, una Wendung, una lettura storicistica dei concetti fondamentali di Hegel. La contestazione avviene dal punto di vista della coscienza storica, ma non anche di ciò a cui Hegel teneva di più, cioè del logos, dell'intellezione essenziale. Questo va anche detto, però adesso qui devo andare avanti. La sua critica del sistema filosofico, ma anche del sistema del mondo sussistente, Kierkegaard, quindi il sistema filosofico riflette il sistema del mondo sussistente e viceversa. In ogni caso, nell'uno e nell'altro caso, sia nell'ambito del sistema filosofico che nel sistema del mondo sussistente, qualcosa va perduto. Che cosa? L'individualità, la Einzelheit, il singolo. Questo è l'idea di Kierkegaard. Abbiamo un livellamento dell'individualità nel mondo borghese. Questa è l'idea. Allora, riprendo il punto, scusate. La sua critica del sistema filosofico, ma anche del sistema del mondo sussistente, da cui suprema sapienza era per Kierkegaard rappresentata dalla filosofia del diritto di Hegel, spingono Kierkegaard a concentrare la propria attenzione sul singolo, il concretamente esistente, giocato contro quella che egli comprende come la generalità hegeliana. Il singolo contro il genere. Il filosofo del genere sarebbe Hegel. L'opposizione quindi è abbastanza lineare. Ostendere l'irriducibilità del singolo rispetto alla generalità. Ora, proprio lo sviluppo del mondo verso il livellamento, però, sembra offrire a Kierkegaard una chance all'esistenza cristiana, quindi la rivendicazione del singolo, intesa come esistenza dell'individualità di fronte a Dio, coram Deo, questo è il nesso fondamentale che interessa a Kierkegaard. E in questo senso avremo la possibilità di trovare un punto di aggregazione contestativo della generalità generalizzante del sistema e della filosofia e del mondo. Quindi questa, grazie signora, questa, quindi si apre una chance forse all'esistenza cristiana intesa come esistenza dell'individualità di fronte a Dio, ovvero sembra aprire uno spazio per un'alternativa radicale che opponga la singolarità al livellamento generalizzante. Certamente questo ritrovamento o ripresa di Kierkegaard del cristianesimo originario contro la Chiesa stabilita di Danimarca, come voi sapete bene, quindi abbiamo qua la polemica kierkegaardiana contro la forma della Chiesa istituita e, come lui diceva, stabilita in nome del singolo di fronte a Dio. Certamente questo ritrovamento o ripresa del cristianesimo originario, questo movimento del diventare cristiano, opposto all'essere socialmente cristiano, questa è la grande, l'altra alternativa fondamentale. Questo ritrovamento si accompagna in Kierkegaard con una critica radicale del mondo, ecco il punto, borghese cristiano, quel mondo del quale la teologia filosofica di Hegel rappresenterebbe, uso il condizionale, fode mio, una
grandiosa teorizzazione. Anche se le premesse e gli esiti delle due critiche sono diverse, si può in definitiva affermare che alla critica mondana di Marx del mondo borghese capitalistico corrisponde, sulla base dello stesso distacco dalla realtà del mondo sussistente, la critica ugualmente radicale di Kierkegaard al mondo borghese cristiano, il quale, cito da Löwit, è tanto estraneo al cristianesimo originario quanto lo Stato borghese è differente dalla polis. Citazione fine. Venendo al tema della comprensione della realtà, Löwit osserva che la ragione dell'insufficienza di Hegel di fronte alla realtà, alla Wirklichkeit, non è vista da Kierkegaard in una deduzione difettosa del principio, come sembrava a Marx. L'ho spiegato, ciò che manca a Hegel è la realizzazione, ma il principio è giusto, questo era Marx, invece Kierkegaard contesta lo stesso principio, ma nel fatto che in genere Hegel vuole inserire l'essenza nell'esistenza, confondendo i livelli ontologici. Secondo Kierkegaard, Hegel non farebbe mai emergere l'esistenza reale, ma sempre soltanto una esistenza concettuale o ideale. Va chiarito a questo proposito che l'essenza, ovvero che cosa qualcosa sia, riguarda l'essenza generale, invece per l'esistenza, ossia che il fatto qualcosa sia, cioè per l'esistenza singola e puntuale, è decisiva il fatto di essere o di non essere. Orbene, Hegel si fermerebbe all'essenza, cioè al generale, al concetto, e vorrebbe ricavare da essi l'esistenza, cioè il fatto. La critica contro Hegel di Kierkegaard ritorna in questo senso alla critica, alla prova ontologica dell'esistenza di Dio, per giustificare la distinzione in essa contenuta fra essenza ed esistenza, distinzione che sarebbe per Kierkegaard, cito dal diario, l'unico pensiero onesto riguardante l'esistenza, citazione fine. Ciò che Hegel intendeva dell'essere era invece soltanto per Kierkegaard il concetto dell'essere, non già la sua realtà, che ogni volta qualcosa di singolare, di puntuale, di concreto. Quindi abbiamo, Hegel non avrebbe questo momento della fattualità in senso concretamente concreta, avrebbe quando parla della fattualità in realtà non parla della fattualità ma dell'essenza della fattualità. Questo è l'idea di Kierkegaard, che poi questo ponga un grosso problema dal punto di vista della filosofia trascendentale, adesso non posso trattare. Nella dottrina hegeliana del concetto, la singolarità è la Einzelheit, il terzo momento delle forme della volontà. Dunque, riprendo, nella dottrina del concetto la singolarità è sì postulata come l'unica realtà effettuale, perché è unità di individualità e universalità, ma, pensa Kierkegaard, lo è solo, così lui, nella mediazione indifferente con il particolare e con l'universale. Citazione fine. La realtà singola è per Hegel la determinatezza riflessa e particolare di ciò che è universale. Kierkegaard non si oppone in sé a questo pensiero, ma fa decisamente valere che questa determinazione specifica è realizzabile soltanto nel singolo esistente, ritorna il leitmotiv, verso il quale va il suo, di Kierkegaard, interesse decisivo. Probabilmente riferendosi alle successive novecentesche filosofie dell'esistenza, Löwit osserva, cito, l'ontologia essenziale proveniente da Kierkegaard non si interessa più dell'essenza nella sua distinzione dall'esistenza, ma per essa l'unica essenzialità sembra essere l'esistenza in quanto tale. Citazione fine. Sorge però la domanda, almeno a me, a questo riguardo, se quella distinzione non separante tra essenza ed esistenza, fra concetto ed essere, che Kierkegaard apprezzava nella critica di Kant alla prova ontologica e che è al centro, come è noto, dello scritto di Kant sull'unico argomento per una dimostrazione dell'esistenza di Dio, non sarebbe andata troppo radicalmente smarrita nella filosofia esistenziale e nell'esistenzialismo successivi. Quindi avremmo, diciamo, Sartre, diciamo così, abbiamo il rappresentante tipico di questa opposizione
di essenza ed esistenza che porta, diciamo così, a fare dell'essenza soltanto un progetto della soggettività. Sesto paragrafo. È noto che Kierkegaard, ma anche Bakunin, Engels e Burckhardt ascoltarono nel 1841 a Berlino Schelling, che avviava le proprie lezioni formulando il proposito di elaborare una filosofia della realtà, Wirklichkeit. Ho sentito finalmente Kierkegaard dice, ho sentito Schelling che parlava di Wirklichkeit nelle lezioni a Berlino, e come in Santa Elisabetta il bambino diede un sussulto in me, cioè il bambino della realtà, della Wirklichkeit, finalmente, insomma, dava cenno di sé per venire alla luce, no? Quindi abbiamo questa, se non ricordo bene, mi pare che sia questa, diciamo così, la espressione di Kierkegaard, che poi, come voi sapete, si sarebbe invece opposto a Schelling. Però, insomma, Kierkegaard e con altri ascoltano le lezioni di Schelling, che appunto, come voi sapete, entra all'Università di Berlino in una per mettere diciamo, fine all'influenza dell'idra funesta che era stato per alcuni, diciamo così, Hegel, e su quella cattedra. A questo Schelling post-hegeliano, di cui domani sentiremo il collega ed amico Paolo Vinci parlare, Löwit dedica un significativo rinvio, anche se non vede nella cosiddetta filosofia del tardo Schelling una forma di compimento dell'idealismo tedesco analoga e alternativa a quella di Hegel, come invece, per fare un esempio illustre, avrebbe fatto Luigi Parison, che nella sua ricostruzione, insomma, diceva: abbiamo due forme di compimento dell'idealismo irriducibili, l'una all'altra, l'uno è Hegel, il sistema dell'assoluto, l'altro è il sistema, la filosofia positiva del tardo Schelling. Löwit richiama a questo proposito che la polemica con cui Schelling a Berlino apriva la sua filosofia positiva, cioè che positiva vuol dire che muove da un positum, da un fatto, quel fatto che in qualche misura respirava anche nelle esigenze di Kierkegaard, per quello che Kierkegaard si rintempera quando sente Schelling, poi vede che non sviluppa, non viene fuori da nessuna parte un sistema, però quella parola rimaneva per lui, diciamo così, fortemente evocativa e sollecitatrice, Wirklichkeit. Dunque, mi sono perso. La polemica con cui Schelling a Berlino apriva la sua filosofia positiva si volgeva contro l'ontologia di Hegel. Questa era, secondo Schelling, puramente negativa. L'ontologia di Hegel è una filosofia, è un'ontologia negativa, perché si occupa solo delle forme o delle essenze, non della concreta esistenza, della Wirklichkeit. E comprendeva soltanto l'essere possibile, Hegel, forma, l'essere possibile, cioè non l'essere necessario, nemmeno l'essere reale, per riprendere le categorie mondane, ma soltanto l'essere possibile, quindi il momento formale delle categorie di modalità. Comprendevo soltanto l'essere possibile, non già ciò che è realmente e che precede il pensiero. Ora, che nell'ontologia di Hegel mancasse il riferimento immediato all'esistenza reale e all'intuizione non era un'opinione soltanto di Schelling, come ho già detto, ma anche dei cosiddetti giovani hegeliani. Non soltanto Kierkegaard, ma anche Marx e Feuerbach condividono nella sostanza questo punto di partenza. In particolare Schelling, in antitesi alla compenetrazione hegeliana di essenza ed esistenza, si rivolge alla distinzione di una filosofia negativa che va dal pensiero all'essere, è una filosofia positiva che va dall'essere esistente al pensiero, e questo non per ritornare a Kant, ma per andare oltre Hegel. Quindi questo recupero dell'esistenza non è per un ritorno a Kant, ma per andare oltre Hegel. Questa almeno è l'intenzione di Schelling. Il problema dell'essere, osserva Löwit, sarebbe pervenuto con questo Schelling, questa è una tesi importante di Löwit, al punto in cui sarebbe stato successivamente ripreso da Heidegger. Quindi abbiamo una liaison diretta in nome dell'esistenza tra Schelling, il tardo Schelling della filosofia positiva, e lo Heidegger, di cui, come ben noto, Löwit era allievo. Con Heidegger Löwit scrive come abilitazione la sua tesi di abilitazione su Das Individuum
in der Rolle des Mitmenschen, l'individuo nel ruolo del con uomo, possiamo dire così. Ritorno al punto. Il problema dell'essere sarebbe pervenuto con questo Schelling al punto in cui sarebbe stato successivamente ripreso da Heidegger. L'effettività dell'esistenza, l'essere gettati nel mondo, termini come voi sapete meglio di me heideggeriani, corrispondono al vero, così Leuwitt, al vero e proprio esistente dello Schelling, della filosofia positiva, anche se Heidegger, questo è un punto molto importante, aggiunge Leuwitt, costruisce un sistema del Dasein o dell'esserci sulla base di Kierkegaard, a cui manca totalmente la tensione di Schelling fra una filosofia positiva della ragione e una filosofia positiva, fra una filosofia negativa della ragione, soltanto formale, essenziale, e la filosofia positiva dell'esistenza. Questa duplicità problematica, peraltro, di Schelling è totalmente assente nella ricostruzione che ne fa Heidegger, così come è evidente che se voi prendete in mano le lezioni di Heidegger sullo scritto delle libertà di Schelling, vedete come tutto lo sfondo metafisico fondamentale di Schelling viene da Heidegger ritenuto superfluo rispetto al tema della metafisica del male. Quindi abbiamo qua una riduzione nella lettura che Heidegger dà dello Schelling, della filosofia positiva. Settimo paragrafo, quanto ancora? Il tema del nichilismo, nella sua ambivalenza, nella sua problematicità anche, emerge potentemente nella trattazione che Leuwitt fa di Nietzsche. Hegel e Nietzsche stanno per Leuwitt rispettivamente al punto d'inizio e al punto finale di un ponte, devo usare questa espressione, di cui passaggi intermedi sono costituiti dalla sequenza di negazione e ribellioni contro la tradizione cristiana e la civiltà borghese messe in opera dai discepoli di Hegel. Quindi abbiamo qua abbiamo anche qua un ponte, come vi era in Kronach, da Kant a Hegel, solamente che questo ponte, da Hegel a Nietzsche, va non nella direzione del compimento sistematico o della mediazione, ma va nella direzione della rottura, della crisi. Leuwitt non afferma, peraltro, questo è un punto che va detto, anche se non è sempre molto chiaro nel libro, non afferma che tra Hegel e Nietzsche vi sia un passaggio logicamente necessario. Qui non abbiamo nessuna necessità immanente allo svolgimento sistematico della filosofia, ma afferma che la posizione di Nietzsche può essere a posteriori, devo dire così, compresa come il risultato di una serie di rifiuti critici della sintesi hegeliana di filosofia, cristianesimo, società borghese, da parte degli stessi discepoli di Hegel, o almeno di una parte significativa di essi. La questione, osserva Leuwitt, portando alla luce la portata teoretica di questa sua ermeneutica filosofica storica, cito, sta nel sapere, questo è un problema attuale, in cui siamo coinvolti noi, il nostro Weltgeschichtliche Ort, il nostro luogo storico spirituale. La questione, cito, sta nel sapere se al di là di Nietzsche vi sia per avventura ancora una strada praticabile, ossia direi, citazione fine, ossia direi con mie parole, la questione è se la filosofia possa ancora proporsi come un punto di vista ulteriore rispetto al nichilismo. Così esporrei la questione. Nietzsche si vuole, come è noto, annunciatore del nichilismo. Nella prefazione alla Volontà di Potenza leggiamo le celebri espressioni, cito, io descrivo ciò che viene, ciò che non può fare a meno di venire, l'avvento del nichilismo, citazione fine. Ora però il nichilismo, osserva Leuwitt, non è qualcosa di univoco, non si dice in un modo solo, ma può come tale significare due cose. Cito, può costituire tanto un sintomo di definitiva decadenza e di disgusto verso l'esistenza, quanto un primo atto di rafforzamento di una nuova volontà di esistere. Può quindi esserci un nichilismo della debolezza e un nichilismo della forza, citazione fine.
pagina 289, se volete trovarla, del libro. Questa duplicità del nichilismo si trova anche in Nietzsche, che si richiama, Nietzsche, a una propria duplice provenienza, si vede cioè derivante, cito, dal germoglio più alto e dal germoglio più basso nella sfera della vita, citazione fine. Si riconosce insieme decadon, parole sue, e iniziatore, due cose, due, quindi duplicità del concetto. La volontà di potenza in questo senso, il Wille zur Macht, e in questo senso superamento, così lo vedo, mi pare di capire, del nichilismo della debolezza. Il pensiero vero e proprio di Nietzsche consisterebbe perciò, secondo Leavitt, in un sistema, così la ricostruzione di Leavitt, al cui principio starebbe la morte di Dio, il Gott ist tot, della scienza, della Gaia Scienza. Nel mezzo si troverebbe il nichilismo che da questa morte di Dio deriva, e alla fine si realizzerebbe l'autosuperamento del nichilismo verso l'eterno ritorno, dalla morte di Dio all'eterno ritorno attraverso il medio del nichilismo. Questo perlomeno icasticamente la ricostruzione essenziale che Leavitt fa del pensiero di Nietzsche. La filosofia di Nietzsche non sarebbe perciò soltanto una filosofia dell'annientamento, della decadence, ma anche insieme una filosofia dell'eternità, usa questa espressione Leavitt. D'altro profilo si può dire che Nietzsche è sì filosofo della nostra età, tanto contemporaneo quanto anacronistico, contemporaneo e anacronistico come siamo ognuno di noi, secondo Leavitt. Ma è anche insieme una filosofia, scusate, come ammiratore Nietzsche della saggezza, il suo ritorno ai greci, per esempio, sarebbe testimonianza di questo atteggiamento, è anche un filosofo dell'eterno. Cosa vuol dire qua eterno? Mai, risposta di Leavitt, questa tensione all'eterno si coglie per Leavitt, ad esempio, nella dottrina dell'eterno ritorno. Essa, osserva Leavitt, è, cito, espressamente un surrogato della religione e rappresenta in misura non minore del paradosso cristiano di Kierkegaard una via di scampo dalla disperazione. Cioè un tentativo di giungere dal nulla a qualcosa, ancora qua, alla Wirklichkeit, alla realtà. Naturalmente le due soluzioni, quella di Kierkegaard e quella di Nietzsche, come voi capite bene, cioè il loro riferimento formalmente comune all'eterno, però declinazioni molto diverse dall'uno e dall'altro, come peraltro Leavitt. Dice, anche Nietzsche, così Leavitt, aprendo anche qua una prospettiva teoretica, in definitiva pensa e deve pensare nello spazio della domanda ontologica che impegnava, come ben noto, Leibniz, Schelling, Heidegger, riguardante, per riprendere ora la sua formulazione in Leibniz, che è quella più essenziale, il perché esiste qualcosa e non piuttosto il nulla. Questa domanda alla fine emerge anche al di là delle espressioni che usa per quello a cui si penserebbe che non dovrebbe emergere, cioè Nietzsche, perché anche nel pensiero di Nietzsche c'è una tensione non surrogabile all'eterno. Ottavo paragrafo di chiusura. Mi sembra così che trovi conferma la lettura di Caracciolo, il quale è mio maestro, quindi un po' lo difendo se posso, insomma, ecco. Mi sono formato con lui, quindi va bene. Scusate, questo fatto biografico non c'entra niente, l'ho messa un po' così per alleggerire l'atmosfera. La questione del nichilismo impronta la lettura che Leavitt effettua della filosofia tedesca da Hegel a Nietzsche. La ricerca di una via praticabile al di là di Nietzsche, che per Leavitt è questione aperta e fondamentale, ricorda la domanda, esiste ancora una via praticabile al di là di Nietzsche? Deve misurarsi con la domanda decisiva sul perché qualcosa sia e non piuttosto niente,
domanda di Leibniz, Schelling, Heidegger. Cioè deve muoversi nell'orizzonte della domanda e della possibile risposta sul, così direi la cosa, sul senso o non senso del tutto. Che Caracciolo chiama l'orizzonte della fede, qui la fides, come voi capite bene, è qualcosa di diverso dalle fedi, diciamo così, delle chiese statutarie, o quelle che Kant chiamava le fedi statutarie. È una forma fondamentale dell'esistenza dell'uomo, in rapporto alla domanda e alla possibile risposta del senso. Certamente, però, qui è la mia riflessione, la filosofia, che è, o come Hegel diceva, che è ricerca della verità in sé e per sé, deve qui pronunciare una parola essenziale. In questa domanda, in questo orizzonte della fede, cioè nella domanda dischiusa nell'orizzonte della fede, la filosofia deve, zol, può anche non farlo, è esortata a fare, è richiesta di fare, è una necessità pratica, non logico-speculativa, di pronunciare richiesta, di pronunciare una parola essenziale. Orbene, penso che la cosiddetta filosofia dell'idealismo tedesco abbia elaborato a tale scopo intellezioni fondamentali e una complessa strumentazione concettuale che per molti aspetti guardano dall'alto la filosofia successiva e sono tuttavia suscettibili di una ripresa creativa. È impressionante, si legge benissimo, c'è un'operetta di Husserl sull'idea dell'umanità in Fichte, che erano lezioni che Husserl tenne all'esercito nell'ultimo anno della prima guerra mondiale per ringagliardire l'animo dei combattenti tedeschi contro di noi. E appunto Husserl dice: esistono delle vette elevatissime da cui noi siamo come contenuti e guidati. Queste vette innevate sono la grande filosofia dell'idealismo tedesco nelle sue forme da Kant, Fichte, Schelling e Hegel. E in qualche misura, per molti aspetti, queste visioni, queste intenzioni guardano dall'alto la filosofia successiva e sono tuttora, proprio perché intenzioni essenziali, suscettibili di ripresa creativa. Riprendendo a sé rapidamente il motivo, già quella afferrato, della cosiddetta forma di compimento dell'idealismo, ricordo che Wolfgang Janke, grande interprete dell'idealismo tedesco e di Fichte, professore a Wuppertal, adesso in pensione, ha fatto valere nella sua opera che l'idealismo tedesco ha almeno tre forme di compimento, quelle che lui chiama Vollendungsgestalten, figure di compimento. Non una sola, come tutto considerato, sembra emergere dalla lettura di Löwit e non soltanto dalla sua, dobbiamo dire così. La prima figura è la ontologica di Hegel, che però, questa è la mia idea, non può affatto essere ridotta o ricondotta a uno storicismo, ma va afferrata e svolta nella sua valenza sistematica, come dottrina del logos oggettivo. La ricezione italiana, come voi sapete, probabilmente insomma, per molti anni invece è stata improntata, per esempio, per riprendere la nostra storia culturale, è stata improntata da una lettura piuttosto storicistica di Hegel, in cui il testo chiave è rimasto la fenomenologia dello spirito, separato o distinto o isolato rispetto alla scienza delle logiche e alle filosofie reali. No? Ora si tratterebbe invece di cogliere il sistema nella sua forza, cioè quindi nella struttura della logica e delle filosofie reali, ritrovando all'interno di questo la fenomenologia dello spirito. Questo sarebbe, diciamo così, il modo in cui si svolge comunque, diciamo così, in gran parte la ricerca su Hegel oggi. Ecco. La seconda forma di compimento è la filosofia cosiddetta tarda filosofia di Schelling, quella dopo Berlino, di Berlino, degli anni di Monaco e di Berlino, quindi la filosofia della mitologia della rivelazione pronunciata da Schelling a Monaco e a Berlino, rapporto fra filosofia positiva e filosofia negativa, di questo ho già parlato.
La terza forma di compimento, di cui non ho potuto parlare oggi, ma ne ho spesso parlato a lezione, è la filosofia trascendentale di Fichte, come comprensione del sapere in quanto immagine dell'assoluto che appare a se stessa. Orbene, uno studio critico e una soluzione creativa dei concetti fondamentali dell'idealismo tedesco, o anche, se volete, della filosofia tedesca classica, riceverebbero essenziali impulsi non soltanto dal fatto di perseguire la ricostruzione e interpretazione storico-filosofica, la ricostruzione quindi delle tre teorie in questione, utilizzando anche il potenziale delle edizioni storico-critiche di Fichte, di Schelling e di Hegel e dei loro interlocutori poetici. Quindi abbiamo finalmente, o stanno insomma, a buon livello di elaborazione, le edizioni storico-critiche di questi autori, con le lezioni, il Nachlass, e possiamo, diciamo così, avere uno sguardo più ampio rispetto alla situazione bibliografica editoriale precedente. Questo va detto. Per esempio abbiamo per Hegel le lezioni sulla filosofia del diritto e sulla filosofia della religione, che comportano informazioni e concetti nuovi molto interessanti anche rispetto alle opere pubblicate. Quindi direi, insomma, ci troviamo in una situazione nuova con questa edizione che possiamo utilizzare. Non solo però dobbiamo lavorare sul piano ricostruttivo, di ricostruzione delle teorie, per mettere a tema in maniera adeguata la questione del senso della totalità che il libro di Löwit in definitiva ci consegna come domanda aperta e cruciale della filosofia. Il ripensamento creativo di queste figure di compimento dell'idealismo tedesco sollecita anche a istituire, promuovere e sviluppare il confronto sistematico tra i pensieri fondamentali di questi grandi filosofi. Un confronto sistematico, quindi attraverso intellezioni fondamentali e capacità di astrazione e di riflessione su fatti della coscienza. Un confronto sistematico che tuttavia, per essere tale, deve essere, per usare un'espressione di Jürgen Habermas, sensibile alla verità. Cioè sapere, devo dire così, anche se la cosa pare molto demodé, che nella filosofia abbiamo a che fare, come diceva Hegel, con la verità in sé e per sé. Cioè con la verità nel suo evidenziarsi formale e nel suo essere per sé, capace di autoriflessione. Quindi deve essere un confronto sistematico che deve essere sensibile alla verità e perciò capace di ascoltare la richiesta o il sogno che da esso si presenta. Grazie. Gli autori trattati da Löwit sono classici proprio nel senso che il lavoro dell'interpretazione delle loro opere sicuramente non può essere considerato compiuto, ma come ci comportiamo con il lascito che ha accennato anche adesso, quello che è ancora in corso di pubblicazione, col lascito dei classici? Rudolf Steiner non ha dimostrato una grande delicatezza quando ha sfasciato i quaderni di Goethe, l'ha composto a modo suo, però poi ha dato una grande interpretazione. Possiamo anche chiederci quanto è fedele questa interpretazione, però nell'interpretare si deve anche osare, perché altrimenti l'interpretazione rimane troppo sterile. Dall'altro lato c'è necessario rigore filologico. Allora, Löwit quanto è rimasto fedele agli autori, diciamo, che ha interpretato, e che cosa ne ha ricavato? Il dibattito è aperto, è il momento delle vostre domande. Prego. Io volevo fare una domanda, intanto capire se ho capito.
rispetto a questo tema finale del ripensamento creativo dell'idealismo, dei temi dell'idealismo, nel senso che a me per esempio vengono in mente, proprio ora per dirla in 8 parole, perlomeno due aspetti veramente molto rilevanti, che sono: uno, il concetto di mediazione, un certo modo di pensare alla mediazione che ha tutta una rilevanza per la comprensione della relazione, di quella che è stata descritta come l'infosfera, intesa come società dell'interazione, da un lato, è tutto il tema dell'ontologia della relazione, cioè di una relazione che arriva prima dei termini e non tanto è successiva all'esistenza di termini, che può avere tutta un'implicazione rispetto anche al problema dell'alienazione, dell'alienazione rispetto a un'origine, insomma, ci sono una serie di aspetti, per esempio, legati al concetto di mediazione. E un altro grande tema, per esempio, è quello dell'equivalenza possibile tra idealismo e ideazione. Cioè, in un certo senso, uno dei grossi temi dell'idealismo è l'esistenza di fenomeni ideativi. Adesso detta così dovrei insomma un po' spiegarla, però per dire, a me per esempio vengono in mente perlomeno questi due macro questioni, e quindi volevo capire in che senso sollecitava o in che direzione potrebbe essere appunto effettuato questo ripensamento creativo dell'idealismo tedesco o dell'idealismo in generale, perché poi in qualche modo l'idealismo tedesco eredita anche una tradizione idealista classica per certi versi, modificandola, quindi insomma capire un po' questo aspetto qui. Grazie. Grazie. Come volete, come siete abituati? Prego, raccogliamo un paio di domande. Sì, sì. Prego. Intanto volevo ringraziarla per l'intervento molto chiaro e stimolante. Volevo fare una domanda di una cosa che è già emersa nella sua lettura, diciamo metodologica, una domanda di tipo metodologico. Mentre parlava, no, pensavo che Leavitt, nel bicentenario della nascita di Hegel, pubblica un articolo sulla FAZ intitolato Hegel Renaissance, punto di domanda, tirando fuori il discorso dell'attualità di Hegel, che viene fuori ogni tot a più riprese. E la mia domanda è un po', cioè chiede, insomma, forse sull'attualità di Leavitt più che di Hegel. Cioè, il tema dell'attualità di Hegel è un tema che ci fa vedere, ci dice qualcosa dell'oggetto di studio, ma anche di chi lo legge, e quindi del tempo che fa emergere questa attualità. Per cui un testo come da Hegel a Nietzsche, specie, diciamo, ora che la distanza storica è sempre più ampia, se da una parte, come è stato usato nei decenni passati, quasi in chiave, non vorrei dire un'eresia, ma manualistica, no? Per la sua ricchezza, per la sua, quindi come un testo che ci fa comprendere gli autori che tratta, dall'altra è un testo che ci fa comprendere Leavitt, il tempo di Leavitt, la visione di Leavitt. Quindi la mia domanda è: dove è preferibile oggi per noi fare cadere l'accento? Sulla comprensione degli autori che Leavitt tratta, e quindi sulla sua analisi immanente ai testi dell'idealismo tedesco, oppure proprio di Leavitt come autore a sé, diciamo? Grazie. Benissimo, grazie. Ok, cominciamo. Sì. Sì, rispondo allora a queste prime due domande ringraziando chi l'ha poste. Dunque, ripensamento creativo. Sì, direi, possiamo partire da questo titolo della
abilitazione di Leavitt sul ruolo dell'individuo, l'individuo nel ruolo del con uomo, per mettere in luce come Leavitt elabori, gli abbozzi in questo libro, una ontologia relazionale, come è stata usata questa espressione, che possiamo rintracciare come uno dei temi portanti della filosofia classica tedesca. Quindi in qualche misura Leavitt ci induce a guardare a questo ripensamento creativo dell'ontologia, cioè della dottrina dell'essere, che può essere rappresentato con il lemma ontologia relazionale, ossia un'ontologia che è articolata attraverso il lavoro del Dorich, cioè del medio o della mediazione, tale per cui i poli della relazione si costituiscono attraverso la relazione. Non dobbiamo pensare a una sostanza che avrebbe poi come accidente il suo essere relazionale, ma dobbiamo pensare a una sostanza che sia da cima a fondo nel suo costituirsi relazionale, e sia per cui l'individualità, per pigliare questo tema, si emergono, appaiono, si presentano, si manifestano nell'interagire e come interagire. Questa ontologia relazionale la possiamo per esempio ritrovare in maniera potente nella dottrina dell'apparizione dell'assoluto da parte di Fichte, che è quella di cui mi sono occupato di più, e nel quale precisamente è l'operazione del Dorich, cioè del medio o del mediatore o della medialità, l'operazione che manifesta l'assoluto come una struttura relazionale. In questo senso, diciamo così, in parte questa prospettiva era già adombrata nella famosa espressione di Hegel, per cui egli diceva: si tratta non più di pensare l'ente come sostanza, ma di intenderlo come soggetto. Ecco, possiamo dire che questa soggettività è a sua volta una soggettività intersoggettiva, cioè una soggettività che si costituisce attraverso la relazione con altra soggettività. In questo senso abbiamo anche, ad esempio, per prendere un altro tema, sempre di Fichte, ritorno in questo senso a Fichte, abbiamo abbiamo il tema fondamentalissimo della esortazione o dell'invito, cioè una delle argomentazioni fondamentali di Fichte è che il soggetto si costituisce come tale soltanto sulla base di un invito che gli proviene, che proviene da un altro soggetto, in qualche misura è il tu alla radice della genesi dell'io, e l'io si riconosce come io soltanto in quanto un altro io lo esorta alla libertà. Anche qua abbiamo un abbozzo di ontologia relazionale, cioè di un'ontologia in cui quello che possiamo chiamare soggetto è più che un supposito in senso statico e sostanzialistico, è un Dorich, un principio essenzialmente relazionale. Quindi direi, in questo senso, mi pare che il tema dell'ontologia relazionale sia molto fecondo per intendere una delle possibili prospettive di ricerca a partire dalla filosofia tedesca classica. Ideazione, seconda domanda posta. Io leggo ideazione come, così la mia proposta interpretativa, come un agire per l'idea o in vista dell'idea. Quindi l'ideazione non è soltanto un evento teoretico, ma è essenzialmente un evento pratico, il quale poi nel suo atto si dà le mediazioni rappresentative necessarie per raggiungere quindi le mediazioni per raggiungere il suo fine, cioè l'idea. Quindi
l'idealismo suggerisce, come dire, la filosofia tedesca classica suggerisce di intendere dunque l'ideazione come un agire pratico secondo l'idea, in vista dell'idea. Fichte diceva porre la propria vita nell'idea, questo sarebbe, diciamo così, il punto. Questa pratica è precisamente appunto una pratica, l'ideazione non è soltanto rappresentare qualcosa, ecco, dire la cosa così, non è soltanto rappresentare qualcosa, quindi diciamo così usare un concetto semplicemente teoretico, rappresentare un alcunché, ma è anche agire per formare il qualcosa secondo un'idea, quindi è essenzialmente, è più radicalmente che il movimento teoretico, è essenzialmente un agire pratico intellettuale, ecco, direi, almeno così ho colto questa parola, mi pare che in questo senso reagirei a questo, a questa domanda. Per quanto riguarda l'attualità di Leavitt, ecco, a me interesserebbe appunto, per un verso direi, questo libro non è soltanto, come ho cercato di mostrare, una ricostruzione storica, abbiamo un forte impulso ermeneutico, cioè si tratta di dare una interpretazione di un cammino, quindi abbiamo, diciamo così, se fosse possibile, direi, certamente Leavitt non si propone qua come un semplice storico, posto che sia possibile un semplice storico, ma si pone, diciamo così, un problema di ermeneutica creativa di testi, storici. E in questo senso è attuale, se posso usare questa parola, quindi è in atto, attuale nel senso è in atto e agisce fecondamente il suo impulso ermeneutico, più che le sue ricostruzioni puntuali di singoli concetti, per cui la Forschung può essere andata avanti in questi anni, e, diciamo così, per esempio la sua lettura di Schelling, che io ho valorizzato, è però anche molto ridotta, cioè la ricerca su Schelling ha fatto passi enormi rispetto a quello che restituisce Leavitt nel suo testo, ma quello che importa non è tanto quindi l'esattezza della ricostruzione storica, ma è il fatto che Leavitt interpreta, cioè apre forme di comprensione del contesto storico che elabora e che persegue, e rischia in prima persona nell'avanzare ipotesi. Per esempio quella per me fondamentalissima, almeno diciamo il primo, che cosa determina in definitiva il divenire storico, qualcosa all'interno del divenire soltanto, oppure qualcosa che si pone come un'istanza rispetto al divenire? Questa è la domanda di partenza, una domanda decisiva. Si tratta di, diciamo così, praticare un approccio in cui sottolineo prevalentemente l'immanenza al divenire storico, o riconosco una qualche istanza, diciamo così, tra molte virgolette, trascendente rispetto al divenire. Questa è una domanda che emerge da questo testo, che mi pare molto importante. L'altra domanda, come ho cercato di mostrare, è la centralità che Leavitt assume la questione del nichilismo come luogo storico spirituale nel quale ci troviamo. Cioè, in questo senso, noi possiamo, devo dire così, seguendo la sua posizione, possiamo ritrovare le intellezioni essenziali dell'idealismo tedesco solamente attraverso il Bruch, passando attraverso la rottura. Non, diciamo così, il luogo sistematico nostro non può più essere più quello del contesto della rivoluzione francese degli anni 30 dell'Ottocento, in cui i nostri autori, diciamo così, si muovono, ma non può non passare attraverso un confronto critico radicale con il nichilismo. Qui è in questione, come diceva Leavitt, la fede, cioè quindi la nostra posizione, positura fondamentale. Quindi qui si tratta di noi, non si tratta di dottrine che possiamo, diciamo così, in qualche modo ricostruire in maniera ricostruire a posteriori in maniera empirica o riflessiva, ma si tratta di una presa di posizione fondamentale. Leavitt, anche se egli rimane, come ho cercato di mostrare, sospeso, però invita a pensare che in fondo questo è quello che ci rappresenta come filosofi, cioè che la filosofia ha a che fare con la verità conosciuta. E quindi direi, in questo senso,
questa attualità di Löwit, mi pare che riguardo al libro la porrei così. Devo dire, mi intriga molto, se posso dare un'espressione un po' casareccia, poi invece anche l'ultima fase di Löwit, cioè questa rivoltazione della natura, cioè il concetto precristiano di natura, perché questo mi permette di confrontarmi criticamente, dal mio punto di vista, con il, per esempio, il naturalismo contemporaneo, che in qualche misura riprende la centralità della natura. Io penso che l'uomo sia, personalmente, penso che l'uomo sia natura, naturalmente, però sia anche, vi sia qualcosa che si può chiamare in molti modi, appunto, Durich, che eccede questo orizzonte. E questo qualcosa non è precisamente la storia dello spirito assoluto di Hegel, ma è un principio, un germe che chiama, che sollecita, come in qualche misura riprendendo il tema del Sollen di Kant, ecco, interessa appunto Löwit perché mi porta a riflettere su questi, altezze che mi paiono significative. Altre, prego. Sì, io trovo molto interessante il fatto che in effetti il libro appunto abbia un titolo da Hegel a Nietzsche e di fatto inizi con Goethe. Questo è un aspetto, un confronto tra Hegel e Goethe. E in effetti, ecco appunto, per quanto riguarda quello che appunto lei diceva sulla questione di Goethe come una possibilità alternativa di ripensamento della mediazione, anche perché appunto Nietzsche rappresenta anche una problematicità da questo punto di vista per Löwit, perché appunto l'eterno ritorno nietzschiano in fondo è un qualcosa che rimane interno alla soggettività del superuomo e quindi qualcosa che in fondo continua a creare problematiche fondamentali come appunto quella della soggettività in generale, la soggettività, quindi il fatto che ci sia una soggettività che deve in qualche modo imparare, cioè per Nietzsche nell'eterno ritorno il superuomo deve imparare ad amare la necessità in qualche modo e quindi io mi vorrei mettere un po' dalla parte di Löwit e chiedermi se in realtà non sia proprio problematico pensare alla filosofia come risposta al senso e alla fede, per come l'ha chiamata lei, se ho inteso bene il suo senso, alla fede, perché non invece diciamo accettare la contraddizione di partenza come un'evidenza, che se vogliamo, ecco, secondo me in questo senso il naturalismo di Löwit gioca un ruolo fondamentale, un naturalismo che io in realtà vedrei ripensato fin dall'inizio della sua filosofia, nel suo approccio alla teoria dell'eterno ritorno di Nietzsche, perché comunque è la sua interpretazione che gli permette di ristabilire una sistematizzazione del pensiero nietzschiano, quello del naturalismo. Quindi in qualche modo mi chiedo se la filosofia davvero deve pensare se stessa come risposta a un senso, oppure se di base accettare l'evidenza, che per Löwit è un'evidenza naturalistica dell'esistenza in generale, senza metterla in discussione, e da partire da questa evidenza per poi farsi altre domande. Questo possiamo seguire. Grazie. Grazie anche da parte mia. Penso di fare una domanda abbastanza simile a quella che è stata appena fatta. Cioè, mia domanda, cioè io sono, credo essere sostanzialmente d'accordo sulla sua lettura, per cui Löwit non è solo uno storico, diciamo, ma fa un tentativo di concettualizzazione proprio del suo presente filosofico, che in qualche misura è anche il nostro, probabilmente. Cioè, la mia domanda è appunto se la domanda che lui si pone, cioè la domanda sul senso, cioè sulla ricerca di un senso, con la quale anche lei concludeva, sia quella che, diciamo, la butto lì un po', insomma, alla grossa, insomma, però, sia quella che la filosofia si deve porre, e se questa domanda che Löwit in qualche modo si pone non gli deriva in qualche modo dal fatto che rimane un po' all'interno di quelle categorie, per così dire, per usare questo termine, storiciste che intende criticare, cioè se a lui, cioè già il fatto che lui interpreti il suo presente come il frutto di questa storia di dissoluzione lo porta a interrogarsi sul senso della storia e del suo presente, non è invece che
sarebbe compito della filosofia invece di interrogarsi sul senso per poi arrivare necessariamente, come dire, a una fede, per quanto diciamo, non la fede in una religione determinata, e arrivare necessariamente a una decisione fra i punti di vista. Non è invece compito della filosofia interrogarsi sulle condizioni in cui ci muoviamo e sulle condizioni per le quali il problema del nostro presente ci si presenta come, scusa la ripetizione, come una domanda sul senso. Diciamo, fare un'operazione a ritroso, non so se mi sono spiegato, ecco. Se è sì, chiaro? Sì, sì, chiarissimo. Scusate, io cercherò di essere breve, ma... Sì, sì. Allora, intanto la domanda è molto semplice. Io volevo chiederle, sono molto d'accordo sul fatto che Levitt abbia come problema alla fine quello della filosofia della natura, e in secondo luogo quello di capire bene quale sia il meccanismo, no, che muove la storia, se sia un meccanismo, come ha detto lei, immanente, o se sia un meccanismo, un zolle, un dover essere che le sta in qualche modo, pur essendo immanente, le sta fuori. E io volevo chiederle se non fosse proprio in quel momento storico della sinistra hegeliana, cosa che secondo me, io questo libro l'ho letto qualche anno fa, Levitt non si sofferma molto su questo, il problema del genere biologico che comincia a porsi in qualche modo in Fichte, è che poi la sinistra hegeliana, da Heine, però, che è un personaggio interessante sia contro Goethe che contro Heine, ma che in Strauss e in Feuerbach soprattutto, ma anche in Chieskowski, in Hess e in Marx, ci sarà fortissima, se non sia proprio il problema del genere biologico, che poi, questo è quello che mi fa pensare, ritorna in Nietzsche, in quello che per me in Nietzsche è un germe giovane hegeliano, un germe feuerbachiano, quando in quell'aforismo è importantissimo, centrale secondo me della scienza, lui chiama il genio della specie. E quindi volevo in un certo senso cercare di ricollegarmi a quello che diceva lei, dicendo c'è un qualcosa che cede l'umano come semplice animale, come natura, eppure fa parte della natura stessa, è il genio della specie. Quindi io volevo chiederle se questo attenzione al genere come venente fuori, potremmo dire, dalla natura, quindi non avendo nulla di particolare rispetto al resto della natura, è comunque avente un genio della specie che anche la sinistra hegeliana vedrà in quello che è la capacità di critica del reale, la capacità di prassi, quella che poi finalmente verrà chiamata prassi, no? Se sia questo quello che fa fare lo scarto, è il motivo di critica contro l'hegelismo, per aprire a una storia del Zoll contro una storia dell'immanenza del processo come era quella della logica hegeliana. Quindi se stia proprio nel genere la chiave, da Strauss, io direi, proprio a Nietzsche. Sì. Lasciamo queste tre domande per il momento. Sì. Ma risponderò un po', siccome le obiezioni, le osservazioni che avete fatto si incrociano tra di loro, penso che possa essere opportuno che insomma intervenga su tutte e tre insieme. È emersa questa questione del senso. Forse mi sono espresso in maniera, diciamo così, inadeguata su questo punto. La filosofia, come la intendo, come io insomma la intendo, è ricerca delle condizioni dell'esserci. Ora, in questo caso, una domanda di senso. Cioè occorre in questo senso distinguere tra il punto di vista della filosofia e il punto di vista dell'intelletto comune. Il filosofo non è l'inventore della domanda del senso, che si dà, se si dà, nella vita. In questo senso possiamo dire, noi, chi
noi riflettenti siamo sempre coimplicati in una domanda che si riferisce, in una questione aperta, possiamo dire così, che si riferisce al senso, cioè allo scopo e al significato del nostro agire pratico e teoretico del mondo, del nostro essere del mondo. Quindi non il filosofo inventa la domanda sul senso, ma la riceve dall'esperienza. In questo senso non abbiamo altro di partenza che l'esperienza, solo che l'esperienza è un concetto che non va declinato in maniera empiristica, ma in maniera ontologica, cioè come un orizzonte che apre, offre sollecitazione, apre memorie, declina aspettative. Quindi è un concetto, diciamo così, non... Il concetto di esperienza è più ricco della dimensione della rilevanza empirica o del significato empirico degli enunciati. Allora, questa domanda, se esiste nella vita, viene considerata nella filosofia nella sua condizione, nella sua genesi. La filosofia in questo senso è sapere genetico, cioè si domanda del venire in essere di fatti, della coscienza, della fattispecie, della domanda sulla sensatezza o del bisogno di sensatezza che attraversa l'esistenza di ognuno nella misura in cui vive e fa di questo vivere non soltanto un elemento, diciamo così, una comprensione, un fatto della coscienza teoretica, ma fa di questo vivere un fatto globale della coscienza pratico-teoretica, cioè della nostra coscienza in generale. La domanda perché l'essere piuttosto che il nulla è una domanda che la filosofia trova, non inventa o genera a partire da sé. La filosofia è appunto ricerca delle condizioni dell'esserci, della domanda, o di diciamo non soltanto della domanda relativa al senso, ma anche relativa a scopi particolari, o la domanda relativa a rappresentazioni, cioè a comprensioni teoretiche. Abbiamo quindi che la filosofia, che in questo senso, e questo dicevo, devo impegnarmi in prima persona, è una filosofia trascendentale. Perché? È perché si pone la questione sugli atti costituenti del nostro essere del mondo. Tra questi atti costituenti vi è una pretesa che sradicabile da noi riguardo alla sensatezza di ciò che via via pratico del mondo. Quindi la domanda sul senso è una domanda, devo dire così, del noi riflettenti. La filosofia è riflessione su questa riflessione. È soltanto questo. Il filosofo non deve assolutamente pretendere di produrre la realtà attraverso le proprie intellezioni. Il filosofo trova la realtà e se ne domanda il perché o la genesi. Secondo punto, accettare la contraddizione. Non dovrebbe accettare la contraddizione. Cosa vuol dire accettare la contraddizione? Mostrare la possibilità di affermazioni tra loro contraddittorie e vedere quanto questa possibilità consiste. Accettare la contraddizione vorrebbe dire in questo senso, se contraddizione la prendiamo in senso logico, accettare la possibilità che A equivalga a non A, ma A e non A sono posti, è possibile porle come identici
nella misura in cui c'è un ponente che pone l'identità della contraddizione. Cioè, se ho la contraddizione e mi domando del suo senso, debbo presupporre un ponente la domanda relativa alla contraddizione. Non, diciamo così, non credo sia possibile uscire da questo ritorno riflessivo a un atto in grazia del quale riflessivamente possiamo porre e eventualmente conciliare la contraddizione. Come? Introducendo un medio, ma anche l'introduzione del medio come possibile soluzione della contraddizione è un'introduzione che suppone l'agire, l'atto che chiamiamo io, che Fichte chiamava atto Tathandlung, azione in atto. Posso anche decidere di stare nella contraddizione, di non introdurre medi, ma anche questa suppone che vi sia un principio che non coincide con il porsi dei due elementi contraddicentesi, A, non A, perché o il polle nell'azione o il tenere divaricati sono sempre atti della riflessione. Insomma, come voi capite, in questo senso, intendendo la riflessione non come un inconscio, ma come il pensiero concomitante di affermazioni riguardanti ciò che è di fatto e ciò che deve essere, da questo tipo di riflessione o riflesso fondamentale, con buona pace della filosofia analitica, non possiamo uscire mai, perché se ne usciamo, è pur sempre un atto della riflessione l'uscire, per cui veniamo rimandati alla riflessione, che pone i due, ne cerca l'unità introducendo medio, oppone i due e li mantiene nella loro relatività senza introdurre il medio. L'un caso nell'altro sono esempi, sono formazioni della riflessione. Che cos'è l'evidenza? L'evidenza è la contraddizione? No, l'evidenza è un principio in grado di dare conto di sé e dell'altro da sé, è un principio, è una genesi a sua volta, è un principio genetico che mostra, mostra come sorge il sapere, cioè il nostro avere rappresentazione del mondo sia in senso oggettivo, rappresentazioni teoretiche, che in senso soggettivo, rappresentazioni pratiche, mediate da un sollen, da un dovere essere. Ora, la contraddizione esiste di fatto, ma non è un'evidenza genetica. Cioè la contraddizione, il porre A uguale a non A nello stesso tempo sotto lo stesso rapporto, questo rapporto è possibile vederlo come un rapporto di A e di non A soltanto in quanto abbiamo un ponente, ciò che pone. Questa è l'evidenza. Questa evidenza naturalmente non è un'evidenza di fatto, è un'evidenza che appare o si presenta o si manifesta soltanto dentro la riflessione. E ritorniamo al punto: dalla riflessione non si esce, e se vi usciamo, come diciamo così, sotto certi profili è possibile, lo facciamo soltanto in quanto sottraiamo riflessivamente la riflessione. Non che la riflessione sia tutto, la riflessione non crea nulla dell'essere. Diciamo che non sto qui ragionando sulla forma di un idealismo magico
o soggettivo. Posso ricondurre la riflessione a se stessa e sottrarla dall'essere e vedere che la riflessione, anche se passa dappertutto, non è tutto, perché la riflessione appare perché l'essere esiste, o la vita. La vita si manifesta, quindi la riflessione è un prendere sulla vita, è un afferrare, è un afferrarsi in relazione alla vita, la quale ad un tempo compenetra la riflessione, ma anche se ne differenzia. E questo per quanto riguarda natura. E qui abbiamo un'opzione fondamentale. Questo ha a che fare con la questione del genere. Qui, diciamo così, mi impegno con le mie convinzioni fondamentali, naturalmente molto fortemente contestabili. L'umanità, l'umano, das menschliche, l'umano, è un genere biologico, è un biologische Statuswesen. Direi, se è vero, o una qualche consistenza teoretica, quello che ho testé detto sulla riflessione, direi di no. L'umano non è soltanto questa naturalità. È vero che la riflessione nasce dentro l'umano, dentro la mia biologicità. Però io penso che questa riflessività sia capace di intellezioni essenziali che emergono oltre il livello della natura. Questo principio che abbraccia il vivente e lo declina in forme, che ho chiamato la riflessione, ha a che fare, diciamo così, con quella che possiamo chiamare la natura ragionevole dell'uomo. Questa natura ragionevole però non è una sostanza in senso metafisico, almeno io non la penso in questa maniera. Questa natura ragionevole è l'essenza della riflessione, è ciò che attiva la riflessione. La riflessione che a sua volta non è soltanto relativa a ciò che è, ma relativa a ciò che deve essere. Qui non ha soltanto a che fare col sein, ma soprattutto ha a che fare col sollen. E se ha a che fare con un essere, lo è in quanto richiesta o esortata da un sollen. Abbiamo dunque un punto immateriale nella natura, di cui parlava per esempio Schelling, che allude al di là della natura. Infatti Schelling, come voi ricorderete, diceva: occorre sì integrare la filosofia trascendentale con la filosofia della natura, ma la filosofia trascendentale appartiene a un livello eccedente rispetto alla filosofia della natura. Quindi, per usare una espressione piuttosto metafisica, l'umano non è soltanto la sua natura, o per me la natura dell'umano non ne costituisce il limite assoluto, perché abbiamo la possibilità di eccedere rispetto alla natura, come riflessivamente, riflettendo, riguardando il nostro essere natura. Ecco, direi, questo tema del riguardarsi. Di questo riguardarsi, cioè del riflettersi, del guardare se stessi, abbiamo anticipazione delle circolarità che avvengono nella natura. Però, nell'essere umano, questo riflettersi
è un riflettersi, capace di riguardarsi nel suo riflettere, quindi non avremo soltanto una referenza oggettiva, il livello A della riflessione, e nemmeno soltanto una riflessione sulla referenza, il livello B della riflessione, ma abbiamo una riflessione sulla riflessione della referenza. E questa capacità di eccedenza si ripete all'infinito, rispetto all'accadere della natura, si ripete all'infinito, è infinitamente ripetibile. Perché è infinitamente ripetibile? È perché la sua radice è la libertà, cioè la capacità di strapparsi dalla fattualità semplicemente data, di strapparsene, di sich losreißen, di strapparsi da esso e di riguardarlo. Guardare se stessi agendo e nell'agire, sia esso pratico e teoretico, questo è quello che cerco di dire. Questo nodo immateriale è ciò che precisamente apre una trascendenza nell'immanenza della natura. Bene, vorrei provocare ancora un po', diciamo, la vostra partecipazione, ricordando nuovamente queste grandi linee di interpretazione che sono state date, no? Löwit, Janke, Paresson, persino Krona, da dove siamo partiti. Voi che cosa pensate di queste proposte di pensare a una, due o addirittura tre figure di compimento? Vi interessa? Vi dice qualcosa questo? Niente? Mi prego. Io ringrazio enormemente il professore per questo intervento che è veramente ricchissimo di spunti, non saprei da dove iniziare, quindi semplicemente mi verrebbe da dire rispetto a queste interpretazioni che abbiamo citato che ne manca forse un'altra, che è quella di Laut, che mette benissimo in evidenza come l'alternativa del sistema fichtiano può essere un'alternativa in questo senso, perché è un sistema aperto e trascendentale, quindi senz'altro conserva l'aspetto concretamente concreto che appunto è venuto fuori in molte occasioni anche nei critici dell'idealismo classico tedesco, e d'altra parte conserva senz'altro il carattere trascendentale, e quindi direi che è forse l'alternativa più interessante da questo punto di vista e anche più facilmente ripensabile oggi. Grazie. Anche Walter Schulz potremmo anche aggiungere all'elenco, no? Walter Schulz potremmo anche a questo elenco di... Va bene, altre domande? Prego. Solo una suggestione, anche Lukács si inserisce in questo filone, e qualche giorno fa rileggevo alcuni passi della Distruzione della ragione, dove lui, anche se dà grandi meriti a Löwit per questo tentativo di concettualizzazione completa, che poi sarebbe anche questa una eredità del sistema dell'idealismo tedesco, Löwit ravvisa una certa mancanza, cioè Lukács ravvisa una certa mancanza, cioè una certa uniformità che Löwit sembra concedere tra Marx e Kierkegaard, e in questo senso non andrebbe a fondo nel rapporto Hegel-Marx come un rapporto di scontro e incontro che fa riferimento proprio a quella
complessa tematica del genere, cioè il problema dell'intersoggettività, detto in termini moderni, è un problema molto difficile se lo si inquadra in un'ottica soggettocentrica, come può essere quella del personalismo, per esempio, che si rifà a Kierkegaard, mentre invece Marx conserva questa radice dell'idealismo tedesco, che è propria di Fichte e di Hegel e in parte anche di Schelling. E quindi questa suggestione di Lukács sul sistema di Leavitt. Sì, si ringrazio la dottoressa per aver ricordato anche il pensiero di Rainer Laut in questa seduta, in questa riunione. Rainer Laut, come forse alcuni di voi sanno, è l'editore della edizione completa della storico-critica di Fichte, promotore e editore di questa magistrale edizione storico-critica di Fichte, iniziata nel 62 e compiuta nel 2012, Laut è morto nel 2007. Laut, io ho avuto modo di incontrarlo, di frequentarlo molto a lungo, aveva come sua caratteristica appunto quella di non volersi pensare come un semplice editore di testi, ma considerava Fichte anche come un interlocutore sostanziale del suo pensiero filosofico, quindi in qualche misura l'attività critica filologica, senza nulla perdere di rigore in se stessa, si accompagnava a un impegno teorico fondamentale di comprensione della filosofia, in particolare della filosofia trascendentale. Laut riteneva che la filosofia trascendentale avesse il suo punto di partenza nel cogito di Descartes, quindi ante litteram, molto prima di Kant e di Fichte. Una delle sue idee fondamentali era precisamente quella della filosofia trascendentale, del pensiero di Fichte in maniera particolare, come sistema aperto sull'esperienza, sulla vita, e quindi diciamo così l'impulso sistematico era un impulso sistematico che doveva compiersi a livello di determinazione di concetti fondamentali, di atti fondanti della coscienza, ma poi come la coscienza, diciamo così, nell'atto concreto si determinasse, questo era possibile coglierlo via via soltanto a posteriori, non a priori, quindi non vi era, diciamo così, una identità del momento a priorico, del momento a posteriorico. In relazione a quello che ho detto io finora, volevo ricordare un punto di Laut, e cioè diciamo così, l'idea che il Sollen, ecco, che questo Sollen non fosse, così come Hegel riteneva, un momento astratto dell'intelletto in quanto opposto al Sein, ma fosse il Sollen, fosse principio aprente di realtà, cioè costituente del Sein, dell'esserci. Noi siamo sul mondo sempre in presa come soggetti pratici, non soltanto come soggetti teoretici, quindi che reagiscono a valori, ad aspettative, a scopi, o perseguono progetti. Ecco, questo perseguire progetti, avere aspettative, porsi scopi che fanno parte dell'esperienza quotidiana, sono tutti atti della coscienza che sono mediati da questo principio del distacco dalla fattualità, che appunto ha nome Sollen. Quindi il dovere, quello che noi chiamiamo dovere, è in realtà un modo di apertura dell'esserti nel mondo. Ecco, non siamo diciamo così, ora io sono in rapporto con voi non soltanto in quanto vi riproduco nelle mie diciamo così, ma sono in rapporto con voi anche attraverso momenti pratici, aspettative, emozionalità, progetti, in qualche modo si instaura nella vita quotidiana sempre questa duplicità del teoretico e del pratico, scavare, e tuttavia appunto Laut sosteneva, tuttavia il pratico, cioè l'essere del mondo come esseri pratici,
ha un primato, qui torna il tema kantiano, sul teoretico, cioè di questo mio essere pratico impegnato nel mondo mi faccio via via rappresentazioni che mi aiutano ad orientarmi nel mondo. Ecco, questo è l'elemento fondamentale. Quindi ringrazio per avermi dato l'occasione di insomma, rievocare questo pensiero. Laut poi era molto amico dell'avvocato Marotta, quindi mi è caro ricordarlo. Gheorghe Lukács, ecco, io non sono diciamo così uno studioso di Lukács, quindi dirò delle cose molto banali. Devo dire, su di me fece grande impressione, anche se non la capì molto bene, quindi dovrei riprendere in mano questo grande filosofo, l'opera di Lukács intitolata Ontologia dell'essere sociale, di cui, se non vado errato Paolo, lui ha pubblicato solamente il primo volume, ha pubblicato poi anche il secondo volume. Come? Ah, ok. Sì. Ecco, Ontologia dell'essere sociale precisamente ha qualcosa a che fare, ante litteram, questo mio incontro con Lukács, di cui cercare di leggere al massimo possibile questo libro, era un incontro antelitter, ma che andava nella direzione di quello che ho chiamato prima, sul suggerimento vostro, ontologia relazionale. L'ontologia dell'essere sociale può essere considerata precisamente come una prospettiva che va nella direzione di una ontologia relazionale, in cui in cui appunto si tratta di elaborare la dottrina dell'essere dell'uomo come essere sociale. Quindi mi ha interessato più questo Lukács teoretico che il Lukács della distruzione della ragione, che mi pareva ogni tanto, così, ma dovrei, dico una cosa che dovrei verificare, un po' vincolato a un certo dogmatismo nell'interpretazione, nel giudicare, diciamo così. Mi pare per esempio quello che lui dice su Schelling, sul secondo Schelling, se non ricordo male, come catalogato, se non ricordo male, dentro l'irrazionalismo, mi pare molto riduttivo, ecco, di Schelling. Non credo si possa dare questo giudizio sullo Schelling della filosofia positiva. Invece mi interessava questa ontologia dell'essere sociale, quindi una ontologia non soggetto-centrica, ma che abbia appunto l'essere sociale, cioè l'intersoggettività, come tema e problema. Ecco, quindi direi questo. Quindi ringrazio di questo rinvio. Allora, consentitemi di ringraziare Marco Ivaldo, che è un grandissimo amico, un grandissimo studioso, per l'intensità, per l'altezza con cui ci ha introdotto a questo tema e con cui ha condotto anche la discussione, tanto quasi da intimorirci in qualche momento, forse qualche altra domanda sarebbe venuta fuori, ma insomma il livello, come dire, era diciamo così, bisogna entrarci piano piano, lo faremo in questi giorni. Veramente grazie. Io vorrei anche ricavare dalla tua esposizione un'indicazione di metodo che mi sembra molto molto importante. Cioè la capacità è quello che dovremmo fare tutti noi, che è quello che dovremmo fare come istituto, la capacità di tenere insieme il lavoro ricostruttivo sui testi e il ripensamento critico. Io credo che questa sia, come dire, hai trovato una formula estremamente pregnante per indicare una strada che credo si debba seguire nella nostra attività. Quindi veramente grazie, e volevo dire che anche per coloro che magari non l'hanno sentito prima, che domani mattina ci sarà la prima parte di un laboratorio su Hans Blumenberg e si tornerà anche su questi temi. Quindi ci vediamo intanto domani mattina e poi domani pomeriggio con Paolo Vinci, giusto? È domani, no, la lezione di Paolo. Grazie a tutti anche.